Mettiamo qua subito un cannone. Mettiamo qui un cannone. Sta per finire il tempo. Non ci sto credendo. Come si sta salvando? Come si sta salvando? Andate, piccoli sgherri. Un colpo solo. Non ci credo. Ma abbiamo vinto, ragazzi. Ci sono i tempi supplementari. Boom, bitch. Ciao a tutti ragazzi, qui Alec e oggi siamo qui per un nuovo gameplay su Clash Royale, il gioco degli scioppone. Ebbene sì ragazzi, Clash Royale sta sempre diventando più un gioco in cui ormai si gemma e basta, la gente fa video su gemming ma noi no. Noi abbiamo delle scatolette da aprire, abbiamo sia bauletto omaggio che due d'argento, li ho tenuti un po' per l'episodio così spacchettiamo, adesso apriremo quell'omaggio subito. Andiamo a vedere, ho trovato un'epica oggi già su quell'omaggio, ho trovato un stramaledetto fulmine che io non ci faccio niente, quindi mi ha detto culo ma inutilmente. Attenzione, arcieri si possono far salire al set. Arcieri che sto usando, il mazzo che sto usando oggi è questo qui. È un mazzo particolare, lo usano anche qui tra i replay, nelle leghe alte. Però al posto del cavaliere usano la gelo. Poi il mazzo è identico a questo qui, io non ho la gelo. Ho messo il cavaliere, il principe, perché bene sì ragazzi, l'ho trovato. In realtà non l'ho trovato, lo vendevano questa domenica allo shop e l'ho comprato a 2000 gold. Poi cosa, le novità di questa settimana è che in una cassa omaggio ho trovato il Pekka, inizio dell'altra settimana, e l'ho già fatto salire al 2 perché poi è uscito nello shop e l'ho anche comprato per farlo salire al 2. Quindi adesso ce l'ho il 2, il Pekka. L'ho usato, però il Pekka ha i suoi difetti e ho subito smesso. Ero arrivato a League ad Arena 5, ma a tempo di trovare giusto una cassa e poi sono subito retrocesso. E infatti ho la scarica, come vedete, già a livello 3 perché l'ho trovata, e perché è una cosa che si sblocca all'Arena 5. Non ho potuto trovare il mago, non ho fatto in tempo, sono subito risceso e vabbè. Ho trovato nel frattempo, come vedete, l'arco AX al 2 potrei portare, ma io l'arco AX non lo uso. Una marea di rocket sto trovando. E poi per il resto mi sembra niente. C'ho la Valkyrie al 4, questo al 4, il CVK al 4. No, mi sembra basta. Adesso ho da far salire sia loro che loro, che gli arcieri, che i goblin lancieri al 7. Però mi serve 1000 gold, che sono parecchi. Fatto salire le frecce al 7, la Tesla è già al 7, l'orda quasi. Posso fare la richiesta? No. Qui c'è da donare, andiamo subito a donare al clan. E ok, farò anche qui un clan nostro come ho fatto su Clash of Clans. Non adesso perché ci vogliono 1000, voglio prima stabilizzarmi e salire un po' di lega. Andremo a fare gli attacchi per prendere, definire, prendere la Ground Chest. Useremo il mio deck e poi faremo un deck suggerito da voi. Quindi giocheremo la prima partita col mio deck e proveremo... Cosa cazzo? Scusa l'interruzione ragazzi, siamo di nuovo qui. Avevo cliccato non si sa che, sta barra da fastidissimo. Andiamo con la prima partita, come abbiamo detto, con il nostro deck. Cerchiamo di vincerla, di giocare bene, di ragionare. È un deck che è abbastanza buono, dobbiamo solo ragionarci un po'. Ok, abbiamo subito la Tesla da schierare, quindi aspettiamo l'elisir pieno. Vediamo bene lo spawn della Tesla, che è questo, perfetto qui. Lui non schiera, noi lo attendiamo. Con la Tesla lo forziamo ad agire, perché a questo punto almeno adesso mi si ricarica l'elisir. Se lui non schiera niente prendo vantaggio, perché ho la Tesla in difesa. E quindi metto gli ok, perfetto, lui ha messo il drago. Ho messo gli arcieri male, però in realtà difendono la Tesla e mi permettono di fare bene. Non ho le frecce, eccole qua. Pronti con le frecce, 3, 2, 1, via. Perfetto. Ora gli sgherri di qua, noi mandiamo il barile di là. Non può difendersi da entrambi i lati, infatti schiera gli arcieri e di là i lancieri. Un po' di danno gliel'abbiamo fatto. Qua la torre può benissimo tamponare e rimettiamo la Tesla. Ok. Lì abbiamo tolto un po' di vita, non tantissimo, però attendiamo un attimo, si ricarica. Non abbiamo le frecce, abbiamo l'orda di sgherri, ecco il drago, mettiamo subito gli arcieri. Stessa tattica di prima. E gli arcieri intanto là vanno a togliere vita alla torre, non ne tolgono nemmeno poca, ma abbastanza. Ecco qui, diversi colpi sono arrivati, di qua anche i goblin lancieri, quindi è stato worth per noi. Facciamo partire i barbari da dietro, intanto dobbiamo arrivare di nuovo alla Tesla, che è fondamentale per la difesa. I barbari intanto avanzano. Un fulmine da parte del nemico, la metà dei barbari è stata distrutta, ma arriva l'audio in ritardo, tipo un lag, non so perché. Schiero il cavaliere, perfetto, gli sgherri, il cavaliere dovrebbe... cazzo, ha schierato anche qualcos'altro.
Mettiamo le frecce. Ecco qui. Ok. Ho l'audio in ritardo del gioco. Non ho capito per quale cavolo di motivo. Ok, mettiamo la Tesla. Stiamo giocando un po' difensivi. In realtà siamo pari. 1640-1660. Io sono un po' più di vita a questa torre tolto, ma ce la stiamo giocando al filo. Sto stronzo è bravo. Adesso c'è il drago. C'è il drago. Io piazzo gli sgherri qua, i lancieri, e poi vado subito di goblin, perché devo giocare all'attacco a sto punto. Tanto c'è ancora la Tesla là, metto i barbari. E niente, lui è riuscito a schierare tu. E che cazzo però, ma come cacchio ha fatto? Metto le frecce qua che colpiscono anche la torre. Ecco, ho giocato malissimo. Ho giocato malissimo perché adesso sono cazzi. Sono cazzi contenerlo. Ecco, ha schierato anche il mini pecca. Meno male c'ho i barbari. Dai, dai, barbari, dai. Perfetto, perfetto. I barbari dovrebbero contenere abbastanza. Ora frecce qui. Perfetto, andiamo allo spareggio. 60 secondi, abbiamo perso un fottio di vita alla torre. Lui ha piantato il drago, io ho la Tesla ancora. Vediamo lì i goblin. I goblin fanno parecchio danno, fanno parecchio danno, fanno parecchio danno, fanno parecchio danno. Perfetto. Ancora Tesla per me. Lancieri qui a proteggere la Tesla. E sgherri. No, no, maledetto pecca di merda. Non ha fatto danno, non ha fatto danno, non ha fatto danno. Vai col principe, vai col principe. Ho di nuovo il barile, ho di nuovo il barile. Devo tenere i barbari, sennò qua mi fanno la torre. Perfetto, così. Ho di nuovo la Tesla, ho di nuovo la Tesla. Vai con la Tesla. Qui. E frecce qua per indebolire tutti. Via, opla. Lancieri qua, dai cazzo, madonna che palle. Vai subito con gli arcieri. Devono togliergli abbastanza vita. Devono togliergli abbastanza vita. Vai col barile, 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 vai col barile. 6 secondi, 4, 3. Sì cazzo, a 2 secondi dalla fine. Succhiami le palle, stronzo, si fammo ok. Becca sta risata in faccia, cazzo. All'ultimo ragazzi, al photo finish. Finalmente una cazzo di vittoria fatta bene in live. Vaffanculo sto stronzo di merda. Oh, gioco del cazzo. Apriamo subito barile. Barile, sì, barili io li chiamo. Questi sono barili. Cavaliere. Rocket, basta Rocket. Mescono solo Rocket comunque. Apriamo pure questa. Tanto al prossimo, se facciamo almeno una stella, abbiamo la Crown Chest. Moschettiere, non male. Il moschettiere si potrebbe usare. Comunque è una buona carta. E andiamo a fare un attacco con uno dei vostri mazzi suggeriti. E aspettate un attimo che li vado a vedere. Eccoci di nuovo qui ragazzi. Nicola Porcu ci ha suggerito, Nicola Porcu, il mazzo meno costoso che io possa fare con le carte che ho. Quindi adesso lo vado a comporre e poi andremo in battaglia. Eccoci di nuovo qui ragazzi. Questo è il mazzo meno costoso che io riesca a fare, con costo medio dell'Elisir 2.4, niente. Ci ho messo il tank meno costoso che esiste, che è il cavaliere. Questo si chiama davvero cavaliere. Il bombarolo, i scheletrini ovviamente, tutto quello che ho che costa il 2, che sono i goblin, goblin lancieri e la scarica. Il cannone, che è l'unica difesa che costa 3. Le frecce, che sono l'unica diciamo spell a danno agitata a meno costo. E gli scheletrini, vabbè già l'ho detto. Quindi questo mazzo low cost, vediamo cosa riusciamo a fare. Porca puttana. Scusate di nuovo l'interruzione ragazzi, ho ricliccato a cazzo perché sta mappetto barra di merda mi fa cliccare a cazzo. Andiamo subito in battaglia, vediamo un po'. Attenzione, questa è l'arena 5, perché siamo quasi all'arena 5. E lui è dello stesso livello nostro. Questo mazzo ragazzi sarà molto complicato andare a vincere. Lo dobbiamo attendere assolutamente. Scheletrini a cazzo. E mettiamo anche lui. E dietro il bombarolo. Mettiamo una scarica qua. Piazziamo il cannone. Tanto è low cost ragazzi, qua bisogna spammare. Ok, rimettiamo lui. Mettiamo scheletrini qua per uccidere la strega. Va andare scheletrini, dai dai. Oh cazzo, ma qua la strega è mortale. Mettiamo la scossa qua. Bam. Cannone qui, perché non colpiscono il cannone? Fa schifo il cannone? Ok, 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 vai, vai, lancieri e goblin, se arrivano fanno malissimo, se arrivo no, non arrivano. Non arrivano, attendiamo le frecce. L'abbiamo giocate malissimo, ste frecce, no, perfette.
Perfetto, è dura ragazzi, è dura, sto mazzo è troppo debole. Ah, dobbiamo giocare in difesa e sperare, boh, in un miracolo, in un cazzo di miracolo. Aspettiamo a schierare il cannone, c'è tempo, tanto, dobbiamo attenderlo, altrimenti se voi lo piazzate troppo presto comincia a perdere vita, in pratica quando arrivano le truppe sua è quasi crollato. Tanto abbiamo ancora l'elisir che sale. Aspettiamo che sale al massimo, ecco qui, schierato il cannone, troppo a sinistra, non aggrerà mai la strega, andiamo... porco cane, maledetto. Mettiamo il bombarolo, una scarica qua, il tank, goblin... Lanciare qua il drago. Perfetto, là siamo passati ragazzi. Scheletrini a fare numero. Scarica pronta qui, qualsiasi minaccia si presenti. Il domatore. L'ho bloccato, ma non basterà, porco cane. Ragazzi, qua mettiamo qua, subito lui di nuovo. Bombarolo dietro, vai bombarolo. Scheletrini a fare numero, vai. Scarica qua. Bloccate lì gli sgherri, sbloccati. Altre botte gliele abbiamo date. Altro cannone. Lancieri di qua. Frecce. Non servono, no, non servono. Dobbiamo giocare aggressivi. Sto spawnando di tutto in maniera casuale, completamente. Scarica di nuovo qua. Di nuovo Raider, stavolta lo inculiamo. Lancieri qua a difendere. Lì la torre intanto sta calando di vita. Mettiamo di nuovo il tank. Scheletrini qua a distrarre. Bombarolo, cannone al centro. Scarica qua. Frizzati tutti, vai con i lancieri. Vai con i scheletrini per Lord Rider, uccidetelo, scannatelo a quel figlio di puttana. No ragazzi, mi è persa, cioè non si riesce a fare niente, no. Troppo complicato andare a giocare così. Troppo complicato, no? Sto in un'arena talmente alta che un mazzo così non è proprio fattibile. Perché non 2.4 non c'avevo niente di pesante, a parte il cavaliere, che era pesante per modo di dire, perché comunque non è troppo pesante. Lui c'aveva troppe, ma c'aveva il domatore al 4, ragazzi. Cioè il domatore al 4 ti arriva alla torre, due colpi te li dà. Quindi era un po' complicato andare a contrastare il drago al 2, la strega al 2. C'aveva due epiche al 2, c'aveva due rare al 4. Era complicato. Era veramente invece c'aveva pure i goblin e i lancieri al 7 lui. Io ce l'avevo al 6, vabbè, ma era troppo più livellato di me questo. Troppo più livellato. Anzi, troppo abbiamo retto bene allora. Allora andiamo a fare un'altra partita con il... Andiamo a fare una partita col mazzo dell'arco AX. Me l'avete suggerito, non so chi in più, quindi non dirò chi perché l'avete suggerito in più. Adesso andrò a comporre il mazzo in genere che si fa con l'arco AX. Andremo a giocare con l'arco AX. Eccoci di nuovo qui ragazzi. Questo è un mazzo da arco AX. Per difenderlo, per attaccare a distanza e cercare di, insomma, puntare tutto sull'arco AX che ha gradatore e la butta giù. Vediamo un attimo se riusciamo a giocarci. L'hanno nerfato l'arco AX, adesso bisogna metterlo per forza di cose, come vedete, dallo spawn qui per fare aggregatore. Se lo mettete qui non lagga più, per esempio. Quindi proprio qui al confine bisognerà metterlo. A questo punto lo attendiamo, mettiamo il cannone qua. E l'arco AX, ecco, l'ho messo subito male. Perfetto ragazzi, abbiamo fatto un buon inizio. Un buon inizio subito. Mettiamo la Valchiria. Cerchiamo di tamponare tutto questo spawn. La Valchiria aggra tutto. Cerca di far piazza pulita, mettiamo delle frecce che forse riusciamo a fare, a parte la torre non la può aggrare da là. Perfetto, ecco qui, dopo le frecce ovviamente lui schiera quello e noi perdiamo la torre. Perfetto ragazzi, perfetto, abbiamo iniziato benissimo. D'altronde io non la so usare, l'arco X non lo so usare. Mettiamo subito la torre inferno, bella torre inferno. Poi mettiamo il cannone di qua, ecco l'arco X che ce lo dà, qui intanto... Cerchiamo di tamponare con la torre inferno che dovrebbe riuscirci tranquillamente. Il cannone sta là, pronto, e mettiamo l'arco AX, velocissimo. Vediamo quanto ci mette a caricare, probabilmente gli spawnerà qualcosa davanti. Invece no, e la prende, ormai la aggrada. Il cannone dovrebbe difenderlo per un po'. Niente, per pochissimo. Purtroppo abbiamo ancora di livello molto basso, livello 2, non fa tutti quei danni. Ecco, anche lui è con l'arco AX, non ci credo comunque. Non ci credo. Attenzione, meno male la Valchiria mi salva la torre. La sua è di livello 1, guarda i danni che fa.
Non si sa perché la mia fa danno, la mia mi ha fatto danno in pratica. Le frecce per questi servono? Sì, meglio di sì, perché sennò vediamo altra vita alla torre e non ci conviene. Adesso bisogna aspettare un attimo che si ricarica il Blazir, ma già sta andando male, ragazzi, non riesco a giocare. Poi guarda questo pure, c'ha l'arca X come me. Andiamo in razzone così a cazzo. Mettiamo il cannone a difendere. Gli abbiamo tolto parecchia vita. Adesso bisogna attendere. Ha schierato una brutta cosa là. Ha schierato una brutta cosa. Speriamo che i barbari la facciano, lo facciano fuori. Frecce qui subito, immediatamente. Boom! Perfette! Perfette queste frecce, ragazzi. Perfette. Andiamo all'HX qui. Dai. No cazzo. Mettiamo un razzone là. E poi subito cannone qua a distrarle quelle. Mettiamo là la Valchiria che dovrebbe tamponare. Frecce qui. Boom. Dovremmo riuscire con la... Vai. No, non riusciremo mai a contenerli. Vai. Vi prego sgherri. Forse riusciamo a contenerli. Sì, li abbiamo contenuti. C'è la Valchiria che dovrebbe respingerli bene. Non possiamo più permetterci di sbagliare, ragazzi. Le prossime decisioni saranno fondamentali. Arco AX lì. Teniamoci le frecce per tamponare. Frecce subito. Boom. Levati al cazzo. Ma là ci frega ogni volta, ragazzi. Questo non va bene affatto bene. Invece che quella potevamo sparare un razzone, era meglio. A questo punto dobbiamo aspettare l'inferno. Dai Valchiria. Forse strappiamo un pareggio. E oramai sì, ragazzi, pareggio. Inevitabile, ragazzi, il pareggio. Però possiamo ancora provare a fare una partita, ragazzi, perché ancora non ho la Crown Chest, quindi proviamo un'altra partita con l'Arca X, magari facciamo delle modifiche. Qualcosa di distraente, vediamo un po' che possiamo mettere. Mettiamo anche il cavaliere, ragazzi, secondo me non è male il cavaliere. Lo mettiamo al posto di... Da Valchiria, ragazzi, meglio. Perché ci dà un'apertura, se da un lato lui butta truppe, noi abbiamo l'apertura all'altro col cavaliere. Dobbiamo cercare di modificarlo un po' al mazzo, perché io non sono capace di giocare al mazzo Tesla, il mazzo Arco X, lo odio. Però lo sto facendo perché è una sfida che mi avete lanciato, volevo provare a vincere. Con quello al mazzo low cost non sono proprio riuscito, ragazzi. Allora, abbiamo subito questo qui, mettiamo qui sgherri. Vediamo che fa lui. Mettiamo anche i barbari, vediamo lui che fa. Tiriamo pronte le frecce a sto punto. Vai, frecce. Lui ha schierato il suo cavaliere che ha preso diversi danni. Stavolta abbiamo preso vantaggio, ragazzi, perché adesso la torre là prende un danno della madonna. Infatti così è. Qua, penso che la butto giù. Madonna, ragazzi, torre a 10 secondi in pratica. E lui qua si deve difendere all'arco AX, che adesso sta per spawnare. Intanto lì gli fanno un danno mai visto pure al coso. Valchiria qua ha sbagliato alla grande. Cannone per difendere l'arco AX. Perfetto. Qui l'arca X intanto va. E c'è giusto la Valchiria. Si è interrotto il coso, ragazzi. Si è interrotto l'audio. Mannaggia la puttana. Comunque sto vincendo. Era finito il coso. No. Adesso ci sono loro. Tocca mettere la torre inferno. Ok. L'abbiamo distratti. Almeno uno. Siamo in netto vantaggio, ragazzi. In netto vantaggio. L'arca X. Guardate la vita che ha torto alla torre. Quindi siamo riusciti a piazzarlo bene. A fare una buona controffensiva. Adesso mettiamo il cavaliere, ovviamente. Che se arriva la torre gliela butta giù. Vai cavaliere, carica. Figlio di puttana di una Valchiria di merda. Manta, abbiamo il rocket, ragazzi. Adesso ce la giochiamo bene. Mettiamo i cavalieri qua. Non c'è bisogno che prendano botte dalla Valchiria. Tanto la Valchiria è morta. Perfetto. Perfetto così. Mandiamo i barbari. Pronti con le frecce. A damma forte ai barbari. Lanciamole ora. Di là lui sceglie di andare tutta dall'altra parte. Indeboliamo la torre, gli barbari là poi la fanno fuori. Quello ormai è arrivata alla torre, quindi quella torre è andata, ragazzi. Quella torre ormai è andata. Noi qua mettiamo questa e aspettiamo il rocket. E andiamo a vincere la partita col rocket.
mettiamo anche questo, ragazzi, perché altrimenti lì non è sufficiente. Rischiamo di andare a perdere una partita vinta. Rischiamo di perdere una partita vinta. Perfetto, perfetto. Loro lì vanno a prendere la torre, a noi non ci deve interessare. Non ci deve interessare perché noi qua inviamo un bel rocket. Lui pensa che possa vincere, ma così non è. Figlio di puttana, figlio di puttana, che culo di merda. Mettiamo qua subito un cannone, mettiamo qui un cannone. Sta per finire il tempo, non ci sto credendo. Come si sta salvando, come si sta salvando. Andate, 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 piccoli sgherri. Un colpo solo, non ci credo. Ma abbiamo vinto, ragazzi, ci sono i tempi supplementari. Boom, bitch. Non lo sapevo, pensavo che erano già scaduti. E lo prende nel culo, abbiamo vinto noi. Finalmente, un'altra vittoria. Mi sente rotto la registrazione, ragazzi, nel momento clou, dove stavo vincendo, dove lo stavo asfaltando, e mi si interrompe così. Attenzione, crown chest, ragazzi, crown chest. Io credo nell'epica, credo nell'epica. 154 d'oro, 3 gemme, 2 bombaroli. Oh, un Ogre Riders, non male, anche se non sono una capanna dei goblin. Attenzione, dopo due rare, probabilmente un'epica. Attenzione. No, 16 barbari. Non male, ma porca miseria, pensavo nell'epica, invece no. Niente epica, e quindi niente, ragazzi. Penso che l'episodio si possa concludere qui. È venuto lungo una cifra, come al solito. Mettete like, ragazzi. Suggerite altri mazzi per la prossima puntata. E iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Lasciate un commento su quello che pensate del video, di quello che volete, di suggerimenti anche per il gameplay. Da Alec è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella. Ciao a tutti, ragazzi, qui Alec, e oggi siamo qui per un nuovo episodio di Clash of Clans. E guardate un po' che cacchio ho rimediato. Un villaggio, municipio livello 9, praticamente quasi identico a quello che avevo io quando ho lasciato Clash of Clans. È identico, ragazzi, è pazzesco, sta a livello 100 e mezzo. Io stavo lì allo 100 e mezzo.